ti mostrerò nella maniera più semplice e concisa possibile come e perché si dovrebbero ibernare le proprie formiche. L'ibernazione di una colonia di formiche può essere intesa come una sorta di letargo, una condizione biologica di sopravvivenza fondamentale per tutte quelle specie con areali dove l'inverno è freddo e rigido. L'ibernazione differisce dal letargo perché non è un vero e proprio lungo sonno. Fondamentalmente, la differenza è che gli animali ibernati possono reagire agli stimoli, seppure battito cardiaco, respirazione e metabolismo siano ridotti al minimo. Ti lascio questo video tra i consigliati se desideri avere informazioni più specifiche sull'ibernazione. Alcune specie possono farne a meno, per altre è obbligatoria e fondamentale. Perciò assicurati di fare delle ricerche sulla specie che stai allevando e sulle condizioni climatiche del loro luogo di provenienza. Puoi chiedere nel nostro gruppo Facebook oppure consultare le schede di allevamento sul nostro sito web, link in descrizione. Per semplicità, possiamo dividere il periodo di ibernazione in tre fasi: rallentamento, pausa e ripresa. Nella fase di rallentamento dovremo abbassare gradualmente la temperatura fino a raggiungere quella richiesta per l'ibernazione vera e propria. Prima di iniziare questa fase è d'obbligo assicurarsi che i nostri setup siano puliti e riforniti con acqua a sufficienza. Se è necessario sostituire la provetta piuttosto che il nido, meglio farlo per tempo invece che in piena ibernazione. Verifichiamo inoltre che nelle colonie tutte o almeno la maggior parte delle pupe siano sfarfallate. Uova e larve non avranno problemi, entreranno in ibernazione come le operaie, le pupe invece no. Questo significa che una temperatura troppo fredda le ucciderà tutte. Utilizziamo la fase di rallentamento per abbassare la temperatura in 7-10 giorni fino a raggiungere quella richiesta. Questo ad evitare uno sbalzo repentino delle temperature che può risultare davvero micidiale per le formiche. A grandi linee si può dire che per le specie autoctone italiane la temperatura da raggiungere si aggira intorno ai 10 gradi centigradi. Possiamo sfruttare la parte iniziale di questa fase anche per somministrare dosi maggiori di carboidrati, per dare alle formiche un piccolo aiutino extra che andranno ad immagazzinare nel loro stomaco sociale. Questa fase è molto importante perché l'abbassamento graduale delle temperature permette alle formiche di produrre e immagazzinare glicerolo, sostanza che le preserva dal congelamento. Come posso fare per abbassare la temperatura? Semplicemente spostando il formicaio in un ambiente più freddo, che terremo controllato con un termometro. Cantine, garage e stanze non riscaldate sono l'ideale perché consentono un calo graduale delle temperature in maniera naturale, se così vogliamo definirlo. Inoltre, avremo la certezza di non raggiungere mai temperature pericolose o sotto zero. Con le giuste precauzioni, ovvero usando scatole in legno o polistirolo e armadi, si può pensare anche di metterle all'esterno, facendo in modo che le temperature rimangano nella fascia accettabile. Durante la pausa abbiamo raggiunto una temperatura tale che la colonia si è letteralmente fermata. È in ibernazione. Non c'è più il traffico di operaie che caratterizzava l'arena fino a qualche settimana fa. Tutte le formiche si sono raggruppate le une vicine alle altre. I movimenti sono limitati al minimo e la regina è nascosta alla nostra vista. In questo periodo di 3-4 mesi, i nostri controlli dovrebbero essere il meno invadenti possibile, per non disturbare le colonie. Evitiamo quindi di maneggiare spesso le provette e i formicai. Usiamo coperture, cartoncini o pellicole per mantenere buio l'interno dei setup e delle provette. Doveroso ricordare che in questa fase le colonie non necessitano di cibo, ma l'acqua, sia sotto forma di umidità del nido, sia come fonte idrica vera e propria, non deve mai mancare. La fase di ripresa spesso coincide con la fine della stagione invernale e l'inizio della primavera. Come per la fase di rallentamento, impiegheremo 7-10 giorni per aumentare gradualmente la temperatura nei nostri setup, a volte anche più tempo. Alcune specie impiegano più e più giorni prima di ritornare ad essere completamente attive. Durante questo lasso di tempo, le colonie vanno nutrite regolarmente. Torneremo a somministrare carboidrati sotto forma di zuccheri. Importantissima la fornitura di proteine, indispensabili per la ripresa del ciclo di crescita delle larve e per la regina, che in breve tempo riprenderà a deporre le uova. Come per la fase di pausa, anche quella di ripresa deve avvenire gradualmente. Anche in questo caso, il metabolismo delle formiche subisce dei cambiamenti che devono avvenire in modo graduale. Deleterio spostare le formiche dal frigo direttamente sul tappetino riscaldante,
lascia che le temperature seguano l'andamento stagionale. Quando avrai finalmente riportato la temperatura alla fascia ideale e quando noterai che le attività delle formiche sono ritornate alla normalità, potrai dire di aver ibernato con successo le tue colonie. Le informazioni in questo video sono presenti anche sul nostro sito web antsitalia.com. Se il video ti è piaciuto o ti è tornato utile, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.